Questa puntata di The Bot Show parte dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, che si chiama Leonardo da Vinci, di Milano. Viaggio, spostamento, mobilità, combinazioni saranno i nostri concetti portanti. Attenzione, qui nel 2005 è arrivato addirittura il sommergibile Toti, ma un altro anno è assolutamente importante, scolpito nel tempo, 1923, una delle più grandi locomotive a vapore. In collaborazione con Lexus Self Charging Hybrid. I binari sono un po' come la nostra rotta, indicano il raggiungimento di un obiettivo, un traguardo. Ma se il percorso è fatto di elementi nobili come la ricerca tecnologica, la sperimentazione, l'innovazione, allora possiamo dire che il nostro obiettivo è assolutamente vincente. In quella che è la nostra alchimia di racconto di questa puntata, un dato portante, anzi una combinazione portante: zero emissioni e consumi bassissimi. Per questo motivo saliamo a bordo del San Lorenzo SL106, un piacere nella navigazione. E poi sul ponte di comando di Lexus Italia Fabio Capano, per capire esattamente quanto questa combinazione, quanto questa alchimia possa essere rivolta al futuro. Se evidentemente mettiamo una barca a vela in uno scenario assolutamente unico, speciale, da sogno, come Capri, allora è un altro mix evidentemente vincente. Andremo a seguire la Milius Cup con il nostro Antonio Vettese. Uno degli oggetti più imponenti del Museo della Scienza è il Toti, il sottomarino che è stato varato nel 1967 e che è stato portato qui a Milano nel 2005, dopo ben 4 anni di studi. Ed il suo viaggio è stato più romantico, se vogliamo, della vita e delle missioni stesse del sottomarino, perché era piccolissimo, dunque i radar non lo intercettavano. Attenzione anche alla propulsione diesel elettrica, ci fa pensare a qualcosa di innovativo già per l'epoca, mentre oggi il discorso è assolutamente contemporaneo. Se pensiamo ad esempio al San Lorenzo SL106 con la propulsione ibrida, zero emissioni per quanto riguarda l'elettrico e consumi bassissimi per la propulsione diesel. Le auto e le barche, due mondi distinti ma non distanti quando si parla di ricerca e innovazione. Oggi l'obiettivo comune è ridurre le emissioni e la tecnologia può realmente cambiare questo nostro mondo con un modo diverso di concepire e usare le barche e le auto, anche i grandi yacht. Un porto qualunque in una giornata qualunque e uno yacht, beh, non proprio qualunque, è un San Lorenzo, modello SL106. È lungo 32 metri e largo 7 metri, ha 4 cabine matrimoniali o doppie e può contare su un equipaggio di 5 persone, impiega motori MTU a 16 cilindri, tarati a 2400 o 2600 cavalli. E poi ha 2 motori elettrici. Perché? A cosa servono? Qui è stata installata una propulsione ibrida, diesel elettrica. Anche questa vettura, la Lexus LC500H, è ibrida. Al motore a benzina, un V6 da 3456 centimetri cubi, da 299 cavalli, hanno aggiunto il motore elettrico da 179 cavalli. L'ibrido oggi non è più soltanto una moda, è un modo diverso di guidare e di navigare. Vediamo come è stato interpretato sul San Lorenzo SL106. Il sistema si chiama Full Parallel Hybrid Green Technology ed è composto da 2 motori diesel, 2 motori elettrici, 2 gruppi elettrogeni e un impianto molto importante per il controllo dell'energia di bordo. Una delle principali difficoltà di questo tipo di propulsione è l'integrazione della propulsione diesel tradizionale con quella elettrica.
I motori sono della MTU, uno dei più importanti costruttori di unità diesel per navi e imbarcazioni da diporto e commerciali. Ma MTU produce anche motori per molti altri veicoli, dai locomotori alle macchine movimento terra. Insomma, è un colosso mondiale. Il motore elettrico è stato progettato e realizzato da Diesel Center, ma verrà prodotto da MTU. È stato fatto in modo che abbia la stessa coppia del motore diesel, fino al regime di circa 1000 giri minuto, ma in realtà è molto più piccolo, ha una potenza equivalente pari a circa 180 cavalli, mentre questo diesel da 16 cilindri MTU ha una potenza di oltre 2400 cavalli. I due motori lavorano sullo stesso asse elica e sono accoppiati tra di loro tramite una frizione, perché possano funzionare separatamente oppure contemporaneamente. A bordo l'energia può arrivare da terra, dalle prese di banchina, ma può essere anche generata dai gruppi elettrogeni oppure dai motori elettrici che, quando vengono trascinati dal motore diesel, funzionano da alternatori. Tutta l'energia viene controllata da questa unità che gestisce anche la carica delle batterie. In pratica, grazie a questa tecnologia, si può sostare alla fonda, magari in una splendida baia incontaminata, senza emettere alcun gas di scarico e senza generare alcun rumore. Quest'auto è costruita con passione, si vede dalle finiture, ma a me piace considerare soprattutto il valore della tecnologia. Qui c'è la gestione computerizzata di tutte le funzioni e in particolare dei due propulsori. Sullo yacht entrano in gioco anche le energie necessarie per le utenze elettriche di bordo. Vediamo come sono riusciti a risparmiare carburante. Adesso ho attivato la funzione Economic Navigation Mode, cioè il sistema si predispone per utilizzare il minimo carburante possibile. Osservate, c'è un motore diesel in moto, l'altro invece è spento, perché sull'altro asse in questo momento sta funzionando il motore elettrico. Così le due eliche ruotano nella stessa identica maniera. L'altro motore elettrico in questo momento sta funzionando da alternatore, trascinato dal motore diesel, e tutti gli altri generatori di bordo sono spenti, così non consumano carburante. In questo modo si ottiene un risparmio di carburante che arriva sino al 30% a 10 nodi, perché c'è un solo motore diesel principale in moto e tutti gli altri generatori di bordo sono spenti. In questo momento il consumo totale di carburante è di 62 litri ora, non solo per spingere l'imbarcazione, ma anche per alimentare tutti i servizi elettrici di bordo. Adesso abbiamo acceso anche l'altro motore diesel e il consumo di entrambi è 42 più 37, 79 litri ora totali. Ma a questo valore bisogna aggiungere il consumo di gasolio di due generatori elettrici. Infatti, adesso non abbiamo più uno dei due motori elettrici che funziona come alternatore e dobbiamo comunque produrre energia per le utenze di bordo. Va bene, il risparmio di carburante è evidente, ma questo San Lorenzo SL106 è capace anche di andare veloce? 1, 2, 3, 4, pochissimi secondi e plana! Alza leggermente la prua! Ma quello che sale soprattutto sono i giri e la velocità. Ho spinto al massimo, ecco i motori, sono al loro regime massimo, 2350 giri minuto, 2360 e la velocità è di 25 nodi e 2. Adesso ho attivato la funzione boost. Che cosa sta succedendo? Stiamo spingendo le eliche con quattro motori, i due diesel e i due elettrici. E la velocità è di 26 nodi e 8, 26 e 9. Perbacco! Con la propulsione elettrica rumori e vibrazioni sono minimi e si può dormire anche mentre si naviga. Quando ci si ferma alla fonda per fare il bagno,
Tutti i servizi elettrici di bordo continuano a funzionare, alimentati dalle batterie di bordo, e quindi non vengono emessi gas di scarico. E infine, grazie a una riduzione dei consumi di circa il 30% in dislocamento, mi sembrano chiari i vantaggi di questo sistema Full Parallel Hybrid Green Technology di Diesel Center. C'è un'area del museo che è visitabile soltanto su prenotazione e noi siamo assolutamente fortunati con la Vespa e la Lambretta da record, quasi 200 km all'ora, più di 200 km all'ora perché l'Innocenti evidentemente non ci stava ad essere secondo. E poi lo zip ibrido della Piaggio, esemplare assolutamente unico visto che stiamo parlando di propulsione innovativa ed alternativa. Campioni del passato, prima di Giacomo Agostini c'era Libero Liberati con la Gilera numero 4. E a me piace particolarmente soffermarmi su questo modello di Moto Guzzi perché era destinata ai record nei velodromi, mi viene in mente il Vigorelli di Milano, con tanto di ruota lenticolare e poi marchio logo stilizzato per renderla ancora più piatta, più veloce. Dalle due ruote alle quattro, senza dimenticare il mare, la navigazione, sul ponte di comando dell'Lexus Italia con Fabio Capano per capire esattamente qual è la nuova rotta. Il brand Lexus è un brand molto giovane, è un brand che nasce nella fine degli anni Ottanta e nasce con un obiettivo molto ambizioso, quello di definire nuovi standard nel mercato delle automobili premium. E credo che possiamo dire oggi, dopo 30 anni, che ci siamo riusciti. Già dall'epoca in cui introducemmo la nostra prima vettura, la LS, che di fatto definì nuovi standard per il mercato premium in termini di prestazioni, in termini di consumi, in termini di comfort, ad oggi, con diciamo, tutta l'evoluzione che la tecnologia ci ha portato nel corso di questi anni, ecco, questo è sicuramente un motivo di grande orgoglio perché pensiamo di aver definito dei punti molto importanti nel mercato delle vetture di lusso. L'ibrido ha giocato e sta giocando un ruolo molto importante, ma non soltanto adesso, perché l'ibrido viene introdotto da Lexus addirittura nel 2005, quindi parliamo di più di 13 anni fa. Oggi la proposta di Lexus sul mercato italiano, per esempio, è al 100% ibrida. E ibrida, quando parlo di ibrido, parlo quindi di elettrificazione, parlo di una proposta elettrificata al 100%, e questo ci fa leader anche sul mercato italiano quando andiamo a vedere appunto il peso specifico di Lexus nel mercato luxury delle vetture elettrificate. Il punto fondamentale è spiegare questa tecnologia che di fatto non è complessa, però deve essere spiegata, perché quando uno sente parlare di ibrido non riesce neanche a capire a prima vista o al primo contatto esattamente di cosa si tratta, ma poi cercando, approfondendo e poi soprattutto provando le vetture, perché questo è quello che abbiamo imparato con tutti i nostri clienti con i quali siamo venuti in contatto in questi anni. Quindi una volta provato l'ibrido si capiscono tutti i vantaggi e difficilmente si torna indietro. Lexus sta in una fase nel corso della sua breve carriera in cui cerca di individuare quelli che sono i mondi che in un certo senso possono essere compatibili con il mondo automotive di Lexus. E uno di questi mondi è sicuramente il mondo della nautica. Forse non vi sarà sfuggito il fatto che lo scorso anno abbiamo presentato un prototipo di imbarcazione super performante, lo abbiamo chiamato Lexus Sport Yacht Concept, e questo prototipo sta proprio a indicare la potenziale connessione tra il mondo automotive e il mondo della nautica di lusso. Tornando un po' a quelli che sono i pilastri del brand Lexus, abbiamo parlato di tecnologie, abbiamo parlato di design molto importanti, ma non possiamo dimenticarci assolutamente della qualità. E anzi, la qualità che si può vedere da due punti di vista: da un lato il modo con cui viene
prodotta effettivamente la vettura in tutti i suoi particolari, da quelli visibili a quelli non visibili. E poi da come viene riconosciuta dai clienti, l'esperienza che hanno vissuto con il prodotto. E questa viene, come sappiamo, viene monitorata da studi molto dettagliati, e tutti gli studi che vengono fatti in questo campo sottolineano l'importanza e diciamo, il livello di leadership che Lexus ha in termini di qualità del prodotto. Il mondo giapponese è un mondo che combina la più alta tecnologia con i valori più tradizionali, e quando parliamo di modo di produrre in termini di manifattura alcuni elementi delle vetture, l'anima tradizionale del Giappone esce fuori. Noi abbiamo degli artigiani, veri e propri artigiani, che chiamiamo Takumi, che sono persone che hanno passato grandissima parte della loro vita a perfezionare il modo di produrre manualmente, artigianalmente, elementi che poi entrano nelle vetture. Parlo dei rifinimenti, per esempio dei cruscotti, parlo dell'utilizzo di legno di alta qualità per le rifiniture interne delle vetture. Tutto questo viene fatto con queste maestrie artigianali che si riconnettono proprio alla tradizione del Giappone, in cui appunto vengono effettuati. Alle spalle di Lexus c'è l'azienda madre, la Toyota Motor Corporation, e proprio direi che uno dei tratti distintivi di un'azienda di questo calibro è quello di prendere decisioni strategiche al momento giusto, e decisioni che vengono prese in momenti in cui magari non sembrano ovvie queste decisioni, ma che vengono poi prese e portate avanti continuativamente. E qui mi riallaccio un po' a quello che dicevamo prima, l'importanza di aver investito come gruppo nella tecnologia ibrida 20 anni fa, quando praticamente il concetto di ibrido e di elettrificazione non era un concetto conosciuto, non era un concetto che era su tutte le prime pagine. Oggi è diverso. Oggi però possiamo utilizzare i frutti di questo investimento a lungo termine, e possiamo chiaramente proporre al mercato delle soluzioni molto particolari che ci contraddistinguono, come appunto l'offerta ibrida al 100% per un mercato come il mercato italiano. Se siete appassionati di vela, è obbligatorio salire al primo piano ed osservare dall'alto Luna Rossa. Bello, bellissimo questo catamarano, che è stato frutto di studi tecnologici. Nell'ambito della combinazione però non c'è soltanto la scienza, c'è anche la location, il posto, che spesso può evocare grandissime emozioni, soddisfare l'anima. Se vi dicessi Capri abbinato a delle barche estremamente tecnologiche che vanno a vela, la sintesi di quest'idea si chiama Milius Cup. Ci è andato, beato lui, il nostro Antonio Vettese, e ci racconta un po' com'è andata. Con The Boat Show siamo a Capri. L'occasione è la Rolex Capri Sailing Week, che contiene la Milius Cup, regata monomarca dedicata al cantiere piacentino di cui Luciano Gandini è azionista di maggioranza. Qui è avvenuto il debutto in regata del suo nuovo Twin Soul B, un 80 piedi disegnato come gli altri modelli di Milius da Alberto Simeone, e su cui abbiamo navigato. Oggi siamo in regata, stiamo avvicinandoci alla linea di partenza, siamo ospiti a bordo di Twin Soul B. La passione per le barche arriva dalle regate o dal mare? Arriva dalle regate. Ho cominciato diversi anni fa con delle barche molto più piccole, poi per merito di un amico ho conosciuto il mare, perché le prime regate le ho fatte sul lago di Garda. Poi ho conosciuto il mare, ho cominciato a fare regate, le mie prime barche qui al mare, e poi c'è cominciata questa passione, si è scaturita poi con
anche con l'acquisizione di questo cantiere. La differenza più eclatante rispetto agli altri 80 piedi concorrenti? Più che differenza rispetto agli altri 80 piedi della, le altre sorelle, gli altri 80 piedi, parlerei di un progetto che riprende i canoni più moderni, le tendenze più moderne della progettazione. Barche leggere, barche performanti, barche stabili, un fast cruiser della nuovissima generazione. For the maxi and the medius classes. Avete sentito il segnale della barca giuria che avvisa i concorrenti che mancano 5 minuti alla partenza. È la fase più concitata e forse divertente della regata. Cosa si fa in questi 5 minuti? Si cerca la posizione migliore per tagliare la linea di partenza. Sembra che anche in una regata lunga questo non sia una fase importante, invece è determinante. Essere tra i primi a uscire sul campo di regata è importantissimo per la vittoria. Albi, ma non sei un po' stufo di fare prodiere? Ah, mi diverto sempre, e quello è l'importante. Qual è il tuo lavoro? Il mio lavoro è di tirare su sia le vele di prue, da Genna che a Fiocchi, e di seguire un po' cosa ci dice il tattico per organizzare le manovre. E quando il tattico dice schiaccia, vuol dire che tutto l'equipaggio deve sedersi sul bordo della barca per contribuire al raddrizzamento. Schiacciare vuol dire infatti raddrizzare la barca. Io non sono in una posizione perfetta, bisognerebbe portare il sederino molto molto avanti, proprio sullo spigolo. 10 di me i faraglioni, ma dietro la barca tutta la flotta, siamo in testa. Ce l'abbiamo fatta primi in tempo reale. La barca che ci aveva quasi raggiunto è rimasta dietro in un bel tacking duel finale. Così, ora volta. Ok. Allora un bel debutto al secondo giorno di regate, barca nuova, una vittoria in tempo reale. Certo, siamo riusciti a partire discretamente, la barca oggi funziona finalmente e quindi siamo andati proprio bene. Sì, il progettista cosa dice? Finalmente cominciamo a vedere i numeri che ci aspettavamo, è solo la quarta uscita di questa barca, oggi ci ha dato delle emozioni straordinarie. Gabriele Lualdi, armatore di Evai, un Milius 76. Ma vedere che il nuovo 80 va così forte, non le ha fatto venire qualche pensiero? Sì, ma i pensieri vengono. Diciamo che anche nella nautica c'è una grande e bella evoluzione e quindi l'ho guardato con un po' di invidia. Adesso vedremo cosa fare per i prossimi anni. Arrivate da Trieste fino a Capri, due sì, grandi posti di mare, come mai questa decisione? Beh, insomma, è una tradizione poi anche del cantiere Milius, quello di organizzare questa regata. Per noi è diventato un appuntamento imperdibile. Magic Rocket Milius 65, come arriva questo nome? Questo nome arriva da Rocket One, che era uno Sly 47, interamente in carbonio. E niente, poi ho cambiato con Milius acquistando Oscar 2, è stata una prova effettivamente dove ho capito che Milius ha un valore appunto nella costruzione notevole, perché la barca dava sicuramente soddisfazioni e mi sentivo molto sicuro, e da lì è partita l'idea di fare poi il nuovo 65. So che le è piaciuto il nome Sud, che era anche della prima barca acquistata. Penso che sia bene non cambiare il nome della propria barca. Ci piace chiamarla Sud, come il posto dove ci troviamo. Mentre in Olanda, al nord, piove, fa freddo e qui è bello. Per cui, quando andiamo al sud, abbiamo un tempo meraviglioso. Capri ancora una volta si è dimostrato uno scenario spettacolare. Qui dietro di me Ischia, Procida, Napoli, il Vesuvio,
sotto il marina che ospita le barche. Beh, come è andata a finire nella Milius Cup? Vittoria di Ars Una di Vittorio Biscarini, che ha battuto sul filo di lana, è caso di dirlo, per un solo punto in classifica finale, Oscar 3 di Aldo Parisotto, con il tattico Paolo Chan in pozzetto. Vittoria nei Maxi Racer 72 di Cannonball di Dario Ferrari. Supernicca di Roberto Lacorte ha vinto tra i Maxi Cruiser. Come mai il nome Ars Una? Ma Ars Una è un pezzo di una frase di Seneca che ho trovato facendo un restauro in una casa a Roma. E la frase è Ars Una Species Multe, perché nel senso latino l'arte è la volontà di eccellere, che si esplica in tante forme. Io ho pensato che la vela fosse una di queste. E posso aggiungere che Milius e Alberto Simeone, secondo me, hanno fatto un'ottima opera degna della parola Ars. Senta, le caratteristiche della famiglia Milius quali sono? Persone entusiaste, persone che tutti navigano, tutti sanno cosa vendono e è un ambiente che ci si trova proprio agile. È stata una regata molto combattuta per le barche prodotte dal cantiere Milius, con scatti fotografici e film meravigliosi attorno ai faraglioni. Se volessimo descrivere le emozioni di una regata, i diversi momenti, cosa si prova? Ah, sicuramente la partenza. La partenza è stata una partenza emozionante, sicuramente emozionante. Poi quando cominci a vedere le altre barche dietro di te che si staccano, anche questo è un altro momento molto emozionante. Cioè, oggi è stata una regata emozionante. Tagliare il traguardo per primi è sicuramente sempre un'emozione. Chiudiamo questa puntata di The Boat Show con l'immagine dell'Aermacchi MC-205V, che è stato sicuramente il miglior aereo italiano del secondo conflitto mondiale. È stata una puntata particolare, intensa, perché abbiamo provato a raccontarvi quelle che sono le nuove frontiere, le nuove tendenze della propulsione ibrida e non solo, andando a bordo del San Lorenzo SL-106, poi approfondendo con un'intervista esclusiva, e non ci siamo neanche negati la possibilità di fare un salto a Capri per la Milius Cup, che è un evento che sicuramente farà parlare di sé. Io mi fermo qui, la visita al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano la potete prenotare magari su internet, perché ci sono degli oggetti davvero particolari, c'è un'atmosfera unica che merita di essere vissuta dagli adulti, ma anche e soprattutto dai bambini. In collaborazione con Lexus Self Charging Hybrid.